Bentornati amici ascoltatori di Live Social, ancora una volta pronti per nuove interviste e nuove storie, in compagnia però rigorosamente come sempre dei nostri ospiti, interviste e storie, anche il nostro hashtag per chi magari se lo fosse dimenticato, per andarci a cercare e di conseguenza ovviamente seguire su tutti i nostri canali dedicati appunto ai social stessi. Oggi siamo pronti per riaprire la nostra consueta rubrica dedicata alla salute e al benessere, lo facciamo andando a trattare di una tematica abbastanza, come dire, delicata ma di comune interesse per la maggior parte dei nostri ascoltatori, perché parliamo del sostegno alla genitorialità insieme come sempre ad un esperto del settore, in questo caso la nostra ospite, ovvero una psicologa, psicoterapeuta, la dottoressa Paola Farina, che saluto ovviamente. Buonasera dottoressa, benvenuta. Buonasera a tutti e come ha detto il nostro speaker, sono la dottoressa Paola Farina, sono psicoterapeuta e specializzata nell'età evolutiva, e bambini, adolescenti e coppia genitoriale. Quindi insomma particolarmente a cuore quella che è la tematica che andremo ad affrontare durante questa nostra intervista di oggi. Dottoressa, innanzitutto, oltre all'età evolutiva, quali sono le sue principali, come dire, specializzazioni o comunque le aree di interesse, ecco, particolarmente inerenti al suo lavoro di psicologa? E come dicevo, mi occupo di dare risposte in un momento di difficoltà a genitori o persone, anche adulti, che presentano un momento di crisi e quindi si rivolgono principalmente per una richiesta d'aiuto. Perfetto, allora dottoressa, oggi andiamo a scoprire un po' meglio questo percorso, quello di sostegno alla genitorialità. Mi sembra di capire, ecco, che sia finalizzato al corretto svolgimento, ecco, della funzione genitoriale sotto, insomma, tutti i punti di vista, ma come possiamo definire, ecco, questa è una mia definizione, vorrei ovviamente la sua definizione, quindi come possiamo definire, ecco, questo percorso innanzitutto? Sì, e le persone che arrivano da me, insomma, arrivano con una richiesta, come tu prima, di aiuto e io espongo un po' il loro modo di lavorare, e che consiste in una prima fase di 3 incontri dove un po' si vede un po' qual è la difficoltà, un po' anche la storia delle persone, per poi poter ricostruire e poter anche indirizzare verso un percorso eventualmente psicoterapeutico, certo. E poi c'è una fase di risposta e poi eventualmente insieme si decide come procedere. Quindi innanzitutto deve conoscere comunque chi ha di fronte, quindi tutto diagnostica iniziale. Certo, con un colloquio comunque. Dove si fa un'osservazione con i genitori, si farà un colloquio con gli adulti, con i bambini invece si farà, non hanno gli strumenti della parola e comunque è un'area un po' delicata, quindi uso la terapia del gioco, certo. Quindi metto del materiale a disposizione nello studio con dei giochi, degli strumenti anche molto poveri di base, mm-hmm. Con cui poi si va a costruire un po' la relazione. Quindi quando si parla di bambini ovviamente l'elemento ludico è sempre comunque insomma, è fondamentale presente. Perché loro non hanno i nostri strumenti per esprimersi, loro si esprimono col disegno, col gioco e quindi siccome questo è uno spazio di apertura, di maggiore di massima libertà, condivisione, cioè. Libertà in questo senso, un bambino deve potersi esprimere, no? In un mondo che adesso è tutto imposto, è tutto deciso, no? È tutto programmato, invece proprio lo spazio della terapia e del terapeuta è uno spazio libero dove si porta il vero sé, no? Si porta. Sono maschere, insomma, no. Mi sembra di capire. Non potrebbe essere altrimenti in questo caso. Dottoressa, vorrei andare a capire un po' meglio quelle situazioni, quei casi un po' più particolari e quindi di conseguenza ricorrenti e frequenti, ecco, nel quale può essere comunque utile, se non necessario, ecco, questo percorso. Almeno magari facciamo anche qualche esempio di sue esperienze dirette. Però a grandi linee, quali possono essere queste situazioni un po' più specifiche? Oggi i problemi che vengono portati nel mio studio sono innanzitutto da parte dei genitori nella difficoltà di sentirsi capaci, no? E quindi, oddio, in cosa ho sbagliato, qual è la via giusta, qual è il modo corretto, no? Per affrontare le sfide, le difficoltà di ogni giorno che io mi ci metto anche come genitore, sono anche genitore anch'io, che dobbiamo affrontare con la grande avventura poi dell'essere genitori e di avere dei bambini. Con le relative difficoltà, ma anche quello è il bello, possiamo dire. Certo. E quindi principalmente è un po' questo, no? Poi in un mondo che adesso ci chiede di essere perfetti, no? Di essere efficienti su tutto, il gap, no? La differenza è ancora più evidente. E le difficoltà sono quelle che riguardano poi la scuola, e sono enormi, quindi generalizzare
fare è veramente difficile, anche perché noi siamo proprio addetti a guardare l'unicità della persona, perché poi ogni persona, cioè, ogni famiglia ha una sua storia, la sua unicità. È un po' difficile quindi fare di conseguenza un discorso universale. Ogni sintomo e ogni problematica, anche quella ha una causa sua storia, certo. Perché ognuno ha comunque il proprio vissuto, insomma, le proprie esperienze, quindi è difficile, certo, insomma, fare un discorso, certo, generico in questo. Però oggi la cosa che preme proprio di più è come posso aiutare e comunicare, entrare in sintonia con un bambino o con un adolescente, perché con l'adolescente è ancora più complesso, è più complicato, trovare una chiave per entrare in contatto, no? Anche per una efficace comunicazione, anche, che credo sia poi rispondere a una difficoltà, a un sintomo, ce ne sono tantissimi, moltissimi sono relegati alla scuola, no? A tutto il discorso dell'essere del non essere all'altezza, quindi del non riuscire a rispondere a tutti i modelli di perfezione che oggi ci vengono richiesti un po' in tutti i campi, anche a noi adulti e non solo ai bambini. E non solamente nel campo dell'istruzione e della solo, scuola. Sì. Ecco. E poi c'è tutto, diciamo che il problema principale è un po', io dico sempre oggi che la relazione, no, sta diventando complessa, non voglio usare il termine malata, però la relazione sta iniziando a diventare un po' problematica, no, rispetto a questo. Quindi, cioè, come si fa, no, a curare la relazione? Come noi possiamo rispondere a un bisogno, a una richiesta di aiuto in questo senso? Noi rispondiamo proprio con lo spazio terapeutico, con l'ascolto. Oggi non si ascolta più. Oggi abbiamo perso un po' di predisposizione all'ascolto. Si parla tanto o si agisce, no? E quindi dove si può trovare uno spazio dove c'è la predisposizione all'ascolto, no? Quindi la comunicazione, mi sembra di capire che abbia un ruolo fondamentale, insomma, in tutto questo discorso. La comunicazione può essere il primo passo dal quale partire. E poi anche rispetto a questo, ritrovare una dimensione del desiderio. Cioè, oggi questo nei miei pazienti lo vedo tantissimo, no? Non c'è più il desiderare qualcosa, ma non qualcosa di materiale, perché quello è proprio l'opposto del desiderio, lì proprio nasce il vuoto, cioè un rincorrere tante cose, tanti oggetti, però non c'è più il desiderio alla base. E quindi arrivano anche i genitori in questo, no? Hanno tante difficoltà, perché si trovano davanti figli, adolescenti, bambini che chiedono continuamente oggetti, ma quello è un chiedere per riempire un vuoto, no? Che non viene comunque riempito, esatto, in quel caso. Invece solamente io dico, la mancanza è salute, è sanità mentale, perché dalla mancanza poi nasce il gesto creativo, la creatività. Cioè, i bambini che dicono mi annoio, oppure che faccio, oppure mamma quello non ce l'ho, ma va bene, siamo là, no? Siamo là, perché da lì nasce qualcosa di sé. Oggi, per esempio, i bambini in questo, io nella mia stanza non ho la scatola dei giochi, uno poi quando arriva si aspetta i giochi, no? I giochi di tutti, dei cartoni, no, i giochi sono uno spago, uno scotch, la carta, un cartoncino, la forbice, i bambini rimangono inizialmente perplessi, dicono ma i giochi? Ma qui non c'è niente, cos'è il niente? No, questo non è niente, è qua, noi qualcosa la possiamo costruire insieme. Ecco, lì nella mancanza inizia il desiderio, inizia la creatività. Inizia a stimolare, c'è uno stimolo. È lo stesso con gli adolescenti, no? Gli adolescenti non hanno tempo di pensare, di fermarsi, no? E di fantasticare, cioè è fantastico un incontro, no? No, invece tutto immagini, ma le immagini e anche tutti questi mezzi, no? Poi non danno lo spazio per fantasticare, immaginarsi e sperimentarsi, perché fondamentalmente è quello. Oh, ecco, quindi bisognerebbe, insomma,
tornare un po', lavorare un po' sotto questi aspetti, sotto questi punti di vista, per evitare comunque, insomma, che possano presentarsi dei problemi, sia per quanto riguarda l'età un po' più tenera, che comunque anche l'età adolescenziale. Questo è difficilissimo. Questa è la parlarne, sfida, certo, che adesso noi genitori e anche noi terapeuti abbiamo. È molto più facile davanti, a parole, no? Mi sembra, insomma, immagino, sì, ovviamente non potrebbe essere altrimenti, che parlarne, comunque, insomma, dirlo a parole è molto più facile che poi metterlo in pratica, però insomma è da questo che bisogna comunque partire. Per forza di cose appunto partire. Dottoressa, insomma, io credo, ecco, che siamo riusciti a fare un bel discorso, abbiamo dato anche qualche utile consiglio ai nostri ascoltatori, vorrei sapere se c'è magari qualche aspetto, qualche informazione che abbiamo un po' tralasciato, se comunque abbiamo fatto, insomma, un buon lavoro, ecco, per quanto possibile, se c'è un ultimo consiglio, magari un'ultima informazione che vuole dare a chi ci sta ascoltando. Ma io niente, una cosa che vorrei dire, no, che mi preme molto, no, che l'accessibilità alla cura, no? Io penso che l'accessibilità alla cura, io dico psichica, sia fondamentale per tutti, cioè non poter fare una discriminazione su questo, perché oggi purtroppo perché è così, è un dato di fatto, è una realtà, quello che vedo io è che c'è difficoltà per alcune fasce, per alcune persone, di accedere a un percorso di cura. E la cura, il corpo è collegato alla mente, la cura del corpo è importante quanto quello della mente. Assolutamente, quindi vanno un po' di pari passo. Vanno, ecco, di pari passo, e sono entrambi fondamentali, quindi non si può mettere da parte, no? L'uno rispetto a un altro. E quindi io quello che a me preme molto sottolineare è questo, che a volte io mi ritrovo anche, l'istituzione fa, però fino a un certo punto poi non arriva più, non ci sono più le possibilità per offrire a tutti, no? La possibilità di un percorso di cura di questo tipo. Oh, noi possiamo solamente, insomma, auspicare che ci sia un'inversione di, sì, di tendenza, ecco, in questo senso. Allora, dottoressa, io, per chi volesse comunque approfondire magari proprio insieme a lei, ecco, le tematiche da noi oggi affrontate, vorrei comunque riepilogare tutti i contatti utili per i nostri ascoltatori. Quindi la dottoressa Paola Farina riceve a 7 Ville Nord, comune di Guidonia, in via Castel Madama. La troviamo anche sul web, in particolare sul portale dedicato ai professionisti del settore, ovvero su miodottore.it, cercando appunto il suo nome, ovviamente. Però per avere un contatto diretto la possiamo anche chiamare al 347 611 1941, ma c'è anche una mail di riferimento per avere un contatto, in questo caso di natura testuale, quindi possiamo scrivere a pla_far@yahoo.it. Detto questo, vorrei ringraziare però ancora una volta la nostra ospite, quindi ringrazio ancora una volta la dottoressa Paola Farina. Grazie mille, dottoressa, è stato un piacere. Arrivederci a tutti. Arrivederci, buonasera.